Francesco Prando, attore e doppiatore. Innanzitutto vorremmo cortesemente ripercorrere con lei la carriera artistica di suo padre Marcello Prando, il percorso insieme alle società e la conferma che la voce di Renato Salvatori nei Soliti Ignoti è quella di suo padre. Sì, la voce di Renato Salvatori nei Soliti Ignoti è quella di mio padre. E diciamo che quella fu una delle cose più importanti che lui fece a livello di doppiaggio, perché poi lui, diciamo che cambiò un po' parte, nel senso che andò, come dicevano noi, dietro l'acquario, cioè passò praticamente, prima diventò un assistente e poi cominciò a fare direzioni di doppiaggio. E partì come doppiatore, soprattutto lui aveva un accento abbastanza forte romano, che si sente benissimo ovviamente nei Soliti Ignoti. E poi però dopo un periodo in cui continuò nel doppiaggio, appunto passò dall'altra parte, quindi cominciò a... E io cominciai bene o male con lui, perché io ho cominciato abbastanza tardi, diciamo intorno ai 18 anni, mentre oggi insomma si è sempre spesso cominciato da bambini, molti hanno cominciato a 4-5 anni, invece ho cominciato tardi, non so, per scelta, per le occasioni della vita. E anche sua madre era un'attrice, cosa sì. Pensa di aver ereditato dal punto di vista artistico dai suoi genitori? Ma io vengo da tutta una famiglia di attori, mio nonno era Checco Durante, e aveva una sua compagnia dialettale romana che inizialmente fin dagli anni della guerra girava finché non diventò poi un teatro stabile e quindi recitò solo a Roma facendo sia le compagnie invernali che quelle estive, trasferendosi, perché poi lui aveva una sede invernale che era il Teatro Rossini, che stava a Piazza Santa Chiara, dietro il Pantheon, e poi invece d'estate si trasferivano a Villa Aldobrandini, che è una villa meravigliosa affacciata su Roma praticamente, con un parco pazzesco dentro, pieno di fontane. Uno neanche se lo scenario era fantastico, però veramente bellissimo. E lui si trasferiva là d'estate e faceva tutta la stagione estiva, diciamo. E appunto suo nonno è stato un attore dialettale del teatro romanesco, un attore poeta, cantore della romanità, sì. Come recita una bella targa sulla casa dove nacque. Che ricordo ha di lui? Ma io ho un grossissimo ricordo di lui, perché io ho vissuto con lui, nel senso che io ho vissuto con... nella sua stessa casa, fino a quando non è morto, io avevo nel 76, avevo 16 anni, e me lo ricordo come un uomo molto dolce, molto presente, molto, molto generoso, giocava tantissimo con me, lo costringevo a fare estenuanti partite di ping pong, ancora me lo ricordo. Però diciamo il ricordo più bello che ho di loro è che, malgrado io abbia cominciato tardi, però spesso e volentieri, quando loro, mia nonna e mio nonno, provavano a casa, mi chiamavano e mi chiedevano praticamente di fargli da suggeritore, ma io avevo 11 anni, 12 anni, per me era un'emozione. E quindi mi ricordo questi pomeriggi, queste ore passate magari nel salotto di casa, loro due seduti sulle poltrone, io con la sedia davanti che magari gli ricordavo le battute, e questa è una cosa che insomma ci ho stampata abbastanza dentro come ricordo bellissimo, e probabilmente diciamo i primi germi di quella che sarebbe stata una passione poi sbocciata più tardi sono cominciati sicuramente là. E quindi il primo incontro con il mondo dell'arte. Ma se non avesse fatto l'attore, quale mestiere le sarebbe piaciuto intraprendere? Forse il musicista? Sicuramente la musica. Io ho cominciato a suonare molto presto, io suonavo la batteria, ho studiato tantissimo, ho professore di conservatorio, scuola di jazz, ho fatto un po' di tutto, mille gruppi, le stesse cose che hanno fatto 2500 ragazzi, quindi serate, concerti e tutte queste cose qua. Io avrei voluto fare quello, solamente che insegnavo privatamente da quando c'avevo... Ecco, diciamo che ho cominciato a insegnare nel primo periodo in cui ho cominciato anche a fare qualche cosina di doppiaggio. Poi però con la musica non si vive. Io ero abbastanza responsabile, non mi andava di gravare poi sulle spalle di mia madre, e capitò questa occasione con mio padre, abbiamo sempre un rapporto un po' particolare con mio padre, però a 17 anni, 18 anni ci fu questa occasione.
forse anche a 19. Lui praticamente mi convinse e mi mise dentro una serie di cartoni animati che si chiamava, ancora non ricordo ovviamente, che si chiamava Don Chuck il Castoro. E lui faceva sia la direzione che un personaggio in quella serie. E praticamente da quel momento in poi fece solamente la direzione e il personaggio, essendo poi un cartone animato, quindi la voce era diciamo abbastanza ballerina, cioè si poteva camuffare, si poteva essere giovane, più vecchio, i cartoni animati senza età praticamente. E quindi cominciai da lì Il primo incontro col mondo il primo del incontro, doppiaggio. sì. Ma quali voci del passato ricorda con particolari emozioni per aver avuto l'opportunità di lavorarci fianco a fianco in sala di doppiaggio e quali voci del presente le creano particolari emozioni tra i doppiatori della generazione precedente alla sua? La lista sarebbe infinita. Bisogna fare delle scelte sicuramente. Rinaldi credo che sia stata la personificazione del doppiaggio, l'insieme di un talento straordinario e di una capacità vocale pazzesca, di una fantasia incredibile. Quindi diciamo che forse a livello proprio, considerando tutte poi quelle che devono essere le qualità di un doppiatore, probabilmente lui. Veramente un'arte incredibile. Poi i classici di quella generazione, Ferruccio Amendola, Pino Locchi, Graziani era ed è tuttora un attore. Io ho avuto la possibilità di lavorare con lui per la prima volta, credo pochi anni fa, quindi insomma avevo già una trentina d'anni di carriera sulle spalle. A me mi tremavano le gambe a star leggere con lui, perché mi sentivo proprio Vicino a un mostro sacro. sotto schiaffo, vicino al mostro sacro. Sapevo che dovevo veramente dare il 100% per tentare di arrivare alla sua altezza. Lui era veramente un altro grandissimo. L'opportunità però anche di imparare da questi grandi maestri e fare Beh, tesoro. io mi ricordo che nei primi tempi in cui facevo doppiaggio, se avevo la possibilità di sentire i grandi recitare, io rimanevo, magari pur non avendo le scene da fare, io rimanevo dentro ad ascoltare perché era veramente come stare a scuola, quindi era importantissimo cercare di cogliere le minime sfumature, ma vedere anche come si muovevano, quello che facevano, come affrontavano il personaggio, cioè tutte queste cose qui. Il giusto atteggiamento per un giovane che si stava Penso che avvicinando sia a quel importante, mondo. penso che sia importante. E nel 1984, giovanissimo, doppia un giovane, Nicolas Cage in Birdie, Le ali della libertà. Che ricordo ha di quell'esperienza? Beh, io venivo in quel periodo c'era una suddivisione abbastanza netta fra mondo di cooperative e mondo di liberi, quindi del mercato libero, dove c'erano degli ottimi attori, però i mostri sacri, come diciamo noi, stavano nelle cooperative. E quindi io feci per la prima volta questo provino con l'allora CD, non mi ricordo nemmeno se fosse CD o CDC, ma penso che fosse CDC, su questo film, su Nicolas Cage, e vinsi questo provino. E io quindi per la prima volta mi ritrovai al Leggio contemporaneamente nello stesso film, con tutto il goda del doppiaggio possibile. Cioè io, il mio compagno proprio con cui avevo sempre le scene era Massimo Giuliani. Massimo era un punto di riferimento per tutti i giovani di quel periodo, perché era veramente fenomenale, ma proprio come capacità a tutto tondo, era un talento puro proprio. E poi per la prima volta sono stato al Leggio con Ferruccio Amendola, con Pino Locchi, con Manlio De Angelis, Quasi un battesimo del fuoco. beh sì, Rita Savagnone, cioè veramente il massimo del massimo. Mi ricordo che ho affrontato quel film con una grandissima paura, perché ancora non mi rendevo conto, non sapevo, non mi ero messo alla prova su personaggi di uno spessore diverso, come era il personaggio di Birdy, che poi io praticamente non ero lui era Massimo Giuliani, questo Birdy, io ero il suo compagno che cercavo di farlo parlare dopo uno shock ricevuto in guerra. E quindi alla fine parlavo solo lui, io, perché lui era quasi sempre muto, se non in scene, e non ce n'erano poche, comunque di flashback.
E fu una prova molto difficile, molto tosta, ma proprio perché anche psicologicamente mi sentivo, non ero ancora sicuro di me stesso, ovviamente. Una grande prova, però anche una grande esperienza formativa che poi negli anni gli ha Fantastico. permesso di doppiare tanti ruoli protagonisti. E lei è la voce di Daniel Craig, il nuovo James Bond in 007 Casino Royale e Quantum of Solace. Com'è stato per lei ereditare il personaggio che fu di Pino Locchi? Beh, doppiare 007 non dico che sia un punto d'arrivo perché nel nostro lavoro i punti d'arrivo non ci stanno. Insomma, ogni giorno, grazie a Dio, c'è una nuova sfida che ci mette la voglia, insomma, di sempre di migliorare e di andare avanti. Però, insomma, non si può non dire che insomma, doppiare 007 è comunque un punto nella carriera di un doppiatore. Poter dire Poter sono Bond dire e mio nome è James. Bond, James Bond, insomma, non è da tutti e io ho avuto questo privilegio dopo aver fatto, però non so quanti provini abbiamo fatto perché veramente sono stati fatti tanti, tanti provini. Ed è un'eredità difficile. Sono stato un po' avvantaggiato dal fatto di questa sorta di svolta che c'è stata nell'interpretazione proprio di Bond, nel senso che si è passati un po' da quello che era prima, non dico il fumettone, ma insomma poco ci manca, ha un personaggio vero, un personaggio che a differenza di prima soffre, si innamora, sbaglia, e quindi un personaggio più umano, no? E quindi ho potuto cercare una chiave mia, una chiave diversa. Non sono stato costretto né a scimmiottare nessuno, che è quanto più sbagliato si possa fare, né comunque a seguire una strada che era già segnata, ma ho potuto cercare la mia, insomma, e con l'aiuto di Sandro Acerbo che ha fatto la direzione, insomma, penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Passando al fronte televisivo, dove lei è presentissimo, vorremmo analizzare la sua interpretazione di Lincoln Burrows nel telefilm Prison Break, che è stato un telefilm di grandissimo successo, si è sviluppato per ben 4 stagioni. Che Sì. ricordo ha della lavorazione di questo telefilm? Il telefilm era molto coinvolgente, quindi a parte c'era una distribuzione di voci fantastica, perché veramente della mia età o diciamo fra i 30, 35, 40 c'era veramente quanto di meglio ci possa essere sul mercato del doppiaggio. Quindi è stato prima di tutto un piacere assolutamente con la direzione di Angelo Maggi, il lavoro è venuto benissimo. Io ho fatto un personaggio un po' fuori dalle mie corde, perché era un personaggio un po' rozzo, un po' scostante. Io invece sono sempre stato etichettato, purtroppo, sempre quello il romantico, il classico primo attore, bella L'eroe. voce, l'eroe, no? E quindi anche da quel punto di vista è stata una bella sfida. E No, anche non era un una. personaggio particolarmente complicato, perché era un po' tagliato con l'accetta. Però, insomma, è Anche la stata. responsabilità poi però di doversi almeno confrontare e risentirsi accanto a grandi colleghi e quindi mantenere uno Assolutamente. standard di alta qualità, ma come il doppiaggio è Però quello è impegnativo da bellissimo fare. perché è assolutamente stimolante, perché comunque ti porta a cercare sempre di dare di più, no? Di cercare di entrare sempre meglio nel personaggio per stare poi. Perché comunque il doppiaggio è un coro. Non è il singolo, il doppiaggio funziona se funzionano tutti. E da Beverly Hills a Gerald il Camaleonte a William Grace, che ricordo ha delle grandi serie televisive tra gli anni 90 e i primi anni 2000? Beh, Lilz è stata sicuramente la prima di grandissimo successo. Mi ricordo cose pazzesche. Ci fecero un servizio su TV Sorrisi e Canzoni, ma di 8-9 pagine, cioè una cosa con gigantografia a tutta pagina, un servizio pazzesco. Io mi ricordo che per una settimana dopo l'uscita di questo servizio, a casa non riuscivo a telefonare, perché mi sembra che il primo giorno, i primi 2 giorni, mi sono arrivate tipo 300-400 telefonate, ma lasciando messaggi in segreteria. Di Di appassionati, diciamo. appassionati, perché era seguitissimo proprio dai ragazzi di quell'epoca, era un Quindi caldo, cioè scoprire le voci, proprio. insomma, è Eh stato. sì, è stato carino. Poi certo, è un po' cambiato tutto perché adesso le serie sono tantissime. La qualità si è livellata enormemente verso l'alto perché le serie sono veramente tutte quante belle, tutte scritte benissimo. Ormai c'è una grande quantità di
di attori di cinema americani che sono andati a fare la televisione, quindi spesso e volentieri doppiamo soprattutto grandi attori, quindi quello anche è molto stimolante. Spesso delle serie sono quasi in competizione con dei film. Prison Break lo nominavamo prima, è al pari di tanti thriller, diciamo, assolutamente, degli ultimi anni. Assolutamente. E lei ha dichiarato che il cartone animato è l'università del doppiaggio. Lei è la voce di Ned Flanders dalla quarta stagione dei Simpson. La caratterizzazione del personaggio è stata una sua idea o un'indicazione del direttore del doppiaggio? Ma quando si affronta all'inizio un personaggio di questo tipo dove c'è bisogno di una caratterizzazione, diciamo che è un po' il lavoro di Kip. Si cerca di trovare un giusto compromesso fra la voce, bisogna cercare praticamente una voce che non sia particolarmente stancante, nel senso che lasci all'attore la possibilità poi di esprimersi e di concentrarsi anche a livello recitativo, perché insomma sono cartoni, ma i Simpson sono cartoni fra virgolette, ovviamente, perché comunque è tutto un continuo messaggio, un continuo, cioè sono cartoni animati per adulti, non sono cartoni animati per bambini. E chi l'avrebbe mai immaginato, e forse è anche la più grande dimostrazione della versatilità di voi attori doppiatori, che passare dall'eroe, dal tenebroso, a un personaggio assolutamente una caratterizzazione. Quella è la cosa meravigliosa di questo lavoro, che ogni giorno c'è una cosa nuova. E quindi ogni giorno c'hai la possibilità di provare, ecco, che cosa ti dà il cartone animato? Sperimentare, provare, buttarti, cercare cose strane. Il film non permette di fare. Beh, il film, tu c'hai un viso dove ti devi attaccare, sicuramente fai una tua ricerca, però la faccia è quella. Sul cartone animato ti ci puoi sbizzarrire molto di più, insomma. E nella sua lunga attività di doppiatore ha prestato la voce a tanti attori stranieri, ma le è mai capitato di doppiare attori italiani? Sì, soprattutto all'inizio, diciamo, inizio da carriera. Sì, è capitato non tantissimo, perché non capita spessissimo. Ho doppiato per un paio di stagioni, per un paio di film e per un paio di serie Gabriel Garco nel Bello delle Donne. È molto più difficile. Paradossalmente, visto che l'audio che si sente in cuffia è un sì, però purtroppo, siccome spesso e volentieri dobbiamo ridire le stesse cose che dicono in italiano, è difficile trovare la stessa velocità, quindi spesso e volentieri magari o dobbiamo andare più svelti, o dobbiamo andare più lenti. Si nota molto di più il sync, e questo è vincolante per l'interpretazione. Anche, che non permette di spaziare come su un attore straniero. E poi spesso e volentieri a livello italiano purtroppo non si trova, cioè solitamente il bravo attore italiano, se c'è da doppiarsi, si doppia da solo. Quindi diciamo che nella maggioranza dei casi si cerca il doppiaggio di un attore italiano per cercare di migliorarlo. Questo vuol dire che magari dal vivo, da quello che vedi, non è che ti aiuta molto. Io dico sempre che l'attore americano bravo, l'attore americano che ti mette in difficoltà con la sua bravura, con la sua semplicità, con dà anche l'opportunità di crescere. Ma fa la metà del tuo lavoro. Se lui è bravo, lui fa la metà del tuo lavoro, perché agevola il tuo, perché ti trasmette delle cose. Il doppiaggio, io l'ho sempre detto, che per me è una cosa fondamentale. Noi non trasmettiamo parole. Noi trasmettiamo e dobbiamo trasmettere emozioni, dobbiamo trasmettere sensazioni. Quindi se un attore ti fa provare in quel momento, mentre fa la sua scena, un'emozione, una sensazione, se tu riesci a provarla è molto più facile renderla, perché la provi tu stesso in quel momento. E quindi è assolutamente vero che il bravo attore, secondo me, fa la metà del tuo lavoro. E nel nostro sito ilmondodeidoppiatori.it e l'enciclopedia del doppiaggio sono riportate due frasi molto sintetiche, che però permettono di inquadrare subito le finalità del nostro sito che vogliamo perseguire. La prima è del direttore del doppiaggio Fede Arnau, una grande direttrice, che disse: doppiaggio è fare cultura. La seconda è dello storico del doppiaggio Gerardo De Cola: parlare di doppiaggio significa parlare di cinema. I critici cinematografici che pretendono di fare cultura non parlano mai di doppiaggio.
Le chiediamo di commentare queste due affermazioni e di spiegare, secondo lei, i motivi per cui i critici non parlano mai di doppiaggio e se infine il nostro sito è un po' fuori strada nel tentativo di fare o recuperare cultura parlando di doppiaggio. Beh, è una domanda abbastanza complicata. Con i critici noi abbiamo sempre avuto un rapporto abbastanza contrastato. Il doppiaggio non è mai stato ben visto, siamo sempre stati additati come. Una volta si parlava di doppiaggese proprio perché, diciamo, più in tempi passati. C'era un certo tipo di recitazione, forse un po' troppo leccato, forse un po' troppo attento, che non riusciva magari a rendere quella che era la spontaneità del film in lingua originale. Adesso questa cosa un po' si è persa. Il problema è che, per esempio, parlando di americani, gli americani, diciamo che parlano i loro dialetti, c'è cioè il newyorkese, c'è cioè quello di San Francisco, quindi sono anche agevolati, insomma, non si fanno problemi da questo punto di vista. Il doppiaggio, essendo storicamente fatto dalla lingua italiana, non ti permetteva magari quella spontaneità, quel buttato come lo chiamiamo noi, che adesso piano piano si sta più ricercando. Quindi io penso che anche da questo punto di vista si possa dire il fatto della cultura, cioè essere al passo con i tempi, evolvere il doppiaggio come evolvere il tipo di recitazione, come evolve il linguaggio, come evolve il modo di esprimersi dei giovani. Come cambia tutto quanto, mentre nei tempi passati è un po' rimasto fermo, ancorato a determinate posizioni, adesso c'è un tentativo di avvicinarsi il più possibile, quindi di avvicinarsi di più alla realtà, di avvicinarsi di più al modo di comportarsi e di fare dei giovani, quindi probabilmente anche da questo punto di vista è un senso di fare. C'è stata anche forse una maturazione, un avvicinamento alla società. E lo dicevamo prima, suo padre è stato anche direttore di doppiaggio. Ha mai pensato o pensa di dedicarsi in futuro anche alla direzione, di fare il salto nell'acquario? Beh, io ho fatto già il direttore per qualche piccola cosa, per un paio di TV movie, poi io feci la direzione di qualche puntata di Beverly Hills, qualche sostituzione che mi chiedono, allora magari la faccio. Mi diverto di meno, devo dire la sincera verità, mi diverto di meno. Oltretutto ci vuole anche lì un po' ricominciare da capo, rimettersi in ballo, perché anche quando si comincia a fare il direttore si parte dal basso, magari con prodotti di minore qualità, quindi con tante responsabilità. Io da questo punto di vista, sinceramente, finché posso, preferisco stare, come dicevi tu, dall'altra parte dell'acquario, cioè mi diverto molto di più, per me è molto più stimolante, insomma. E da ormai diversi anni lei però un salto l'ha fatto dall'altra parte dello schermo e dall'Egio è passato al set, dalla Piovra a Incantesimo. Com'è stato trovarsi a recitare davanti alla macchina da presa? Beh, è un tipo completamente diverso di espressività e di espressione, nel senso che davanti a un microfono ci si esprime solamente con la voce. E tu magari se vai in sala di doppiaggio vedi gente che recita facendo i versi più strani, chi se ne la mano qui dietro, chi fa così con le mani. Cioè, magari per aiutarsi nella concentrazione c'è una gestualità che ovviamente non ha niente a che fare con. E poi l'espressività è fatta solo ed esclusivamente con la voce. Lì sul set c'è il linguaggio di tutto il corpo. Quindi un movimento del corpo che deve seguire un movimento di pensiero. Secondo me sono due cose molto differenti. Il doppiaggio, secondo me, ha come difficoltà maggiore il fatto che tu, quello che dicevo, non puoi seguire proprio la tua strada completamente, nel senso che quello è già fatto. Quindi comunque devi recitare con i tempi di quell'attore, con le espressioni di quell'attore. Magari facendo cose che tu non faresti sul set se dovessi recitare quella stessa parte. Quindi ha delle difficoltà da questo punto di vista maggiori. Certo, quando stai sul set e devi recitare con tutto il corpo, devi stare attento a molte altre cose, sia a livello tecnico, per come ti muovi, per come devi prendere luci, per le posizioni che devi prendere. E lì diventano anche fatti centimetri, quindi diventa anche complicato da questo punto di vista. Ti devi imparare una parte a memoria, cosa che nel doppiaggio non devi fare. Devi stare attento a tantissime cose e in più ovviamente devi recitare e
e devi rendere quel personaggio in una certa maniera. Quindi io trovo che, esatto, sono ovviamente non posso dire che sono due mestieri diversi, ma sono due tipi di espressione che hanno un approccio secondo me molto diverso. E i suoi colleghi attori si sono sentiti in difficoltà a condividere la scena con un attore temprato da tanti anni di doppiaggio, con una dizione, una voce sicuramente diversa da chi non ha mai fatto doppiaggio? Noi doppiatori che andiamo a fare fiction, andiamo a fare film, che andiamo sul set, facciamo la felicità dei fonici di presa diretta, perché quando ci vedono, quando magari facciamo la prima volta, dicono: ah, oddio, questo si capisce tutto di quello che dice, cioè sono quasi sorpresi, perché non capita poi troppo spesso. No, devo dire che nessun attore si è mai sentito in difficoltà. Siamo magari noi a livello di vocalità che andiamo più incontro a loro che non loro incontro a noi. Noi ormai conosciamo perfettamente il nostro strumento. Se io sento dall'altra parte ho un contraltare che mi parla molto piano, che non timbra tanto, diciamo che sono più io che cerco di andare incontro a lui, a meno che non ci siano scelte o decisioni registiche. Però, quindi, insomma, modellare lo strumento, sì, che è, sì, la voce, assolutamente, in base alla... noi la ringraziamo di questo suo contributo, di questa finestra che ci ha aiutato a aprire sui suoi ricordi, la sua esperienza e la sua professione. Da ultimo chiediamo a Ned Flanders di mandare un saluto a tutti i nostri telespettatori, i visitatori del sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Ok, Ned Flanders farebbe così: salve Salvino, telespettatorini dell'enciclopedia del doppiaggio, ciao 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 Ino!